Staycation capitolo 2. Passiamo un weekend a Codroipo, precisamente all'hotel Nodo, per un weekend di relax vicino casa. Questo è l'hotel a Codroipo e vi dico subito che qui c'è limitata presenza di bici, almeno per il momento. In questo weekend no bici oppure poca bici. Check-in velocissimo, noi dovremmo avere la camera 209. Eccoci. Allora, questa è la stanza. È la stanza standard, che mi sembra già molto molto spaziosa. Con terrazza. Questa è la fronte dell'hotel. Molto bella come struttura, mi aveva colpito cercandola online e quindi mi sembrava l'occasione perfetta per provare. Come si può capire, è il weekend di San Valentino, infatti proveremo proprio il weekend a tema San Valentino con utilizzo della palestra, utilizzo della spa, purtroppo rimandato una prossima volta. Ma faremo, attenzione attenzione, un massaggio. E per chi mi conosce sa che io non sono un grande amante dei trattamenti, soprattutto da parte di chi non conosco personalmente, però sono bravo e mi impegnerò. Bene, io direi che possiamo sistemarci, cambiarci e quasi quasi direzione palestra, cosa dici? E palestra sia! Quindi change dall'assetto casual, perfetto! Mascherina, elastici, asciugamano, direzione palestra. Questa è la palestra, bello, tutto techno gym, con un bel panorama, una bella luce naturale.
venuti via, siamo arrivati all'hotel Nodo a Codroipo e proviamo subito la combo palestra con un po' di attivazione e adesso corsetta e poi massaggio. Mini allenamento fatto, direzione passaggio. Later. Nonostante io sia super schizzinoso su queste cose, complimenti a Elena della zona benessere con cui ho fatto un massaggio decontratturante la schiena, davvero super. Entriamo in camera e ci prepariamo per la cena. Abbiamo una cena già prenotata con il menù all'interno del pacchetto San Valentino. Ci prepariamo per l'aperitivo. Esatto, prima c'è l'aperitivo, rigorosamente analcolico per me perché non bevo, vabbè, non si può essere perfetti. Ok, direzione cena, abbiamo usufruito volentieri del pacchetto di San Valentino con il massaggio e la palestra ovviamente, e continuiamo a usufruire del pacchetto con la cena al ristorante all'interno dell'hotel. Ah sì, c'era anche l'aperitivo, me l'avevo dimenticata. Comunque l'hotel è molto molto carino, molto molto curato. Dopo vi mostro un po' di dettagli. Tolgo la mascherina. Vi parlo sempre dal corridoio dell'ascensore. Comunque c'è una parte del menù di San Valentino veramente super. Vi lascerò qualche foto fra quelle pubblicate anche su Instagram. È veramente molto molto bene. Anche come ristorante l'albergo può dire il suo. L'albergo veramente veramente carino, direi che come stile può essere quasi considerato una sorta di boutique hotel, perché alla fine è quella classe di hotel in cui c'è cura per il design, la mobilia e tutti i dettagli, compresi marchi alti per i prodotti da bagno, i prodotti come ad esempio Oro Caffè, macchinetta del caffè in camera, acqua di Parma come dicevo in bagno, oppure l'acqua Dolomia in camera. Nella zona wellness c'è un altro marchio famoso che però non conosco perché non sono ferrato sull'argomento. Comunque tanta roba, io direi che ci si può vedere anche domani. Ciao. The next day. Buongiorno, buongiorno. È un nuovo giorno in quel di Codroipo. Ci siamo svegliati e adesso direzione colazione. Sembra ci sia una splendida giornata. Forse un po' freddo, ma comunque una bellissima giornata. Colazione super e ordinatissima, come sempre no self service, considerate le nuove norme. E adesso rimpacchettiamo tutto e credo che andrò fuori per fare anche un paio di foto e di riprese degli esterni, perché merita, non prima di aver scoperto che cosa ha fatto Luna Rossa dopo l'ultima regata. Molto carina la struttura dell'hotel Nodo, che è qui sulla strada principale che punta a Codroipo. Adesso vi faccio vedere un po' gli esterni. Questa è la fronte dell'hotel,
sul retro c'è il parcheggio e l'ingresso per la sala conferenze. Da buon curioso ho fatto anche quattro chiacchiere con Stefano Maccioni, il responsabile marketing di Nodo Hotel, che mi ha un po' spiegato la filosofia della struttura, un po' su cosa hanno lavorato, ed effettivamente quello che avevo trovato dalla comunicazione online, che mi aveva incuriosito nel trovare la struttura, poi ho trovato riscontro in quello che ci siamo detti. Veramente il posto secondo me è molto carino, merita. E mi viene in mente la domanda alla quale io mi sono dato la mia risposta, e che potrebbe essere un po' la domanda che vi potreste porre voi: perché uno dovrebbe scegliere di andare in vacanza a 40-50 km da casa in hotel in questo periodo? Beh, secondo me, considerato che altre tipologie di viaggi non si possono fare e non c'è un'alternativa, perché non concedersi un piccolo vizio, come in questo caso venire due giorni vicino casa, essere coccolati, cambiare un po' aria, dare un ritmo un po' diverso alle giornate e al weekend? Secondo me ci sta. Io sono un grande sostenitore dello staycation, quindi assolutamente consigliatissimo. Poi, appunto, parlando con Stefano, ci siamo detti che potremmo rivederci in un prossimo futuro, perché l'albergo non solo proporrà le identità di hotel, che io chiamerei boutique hotel, ristorante o la parte di spa e centro, diciamo, wellness, ma avrà anche un nuovo target, che sarà tutta la parte, guarda caso, di bici e di ciclismo, perché sarà attrezzato con una sezione della struttura per ospitare ciclisti, le bici, un rimessaggio e probabilmente anche un minimo di officina. Comunque, veramente feedback positivissimo su Nodo Hotel. Adesso ci facciamo una passeggiata sfruttando questa bellissima giornata di cielo terso per un ultimo caffè a Codroipo e poi di rientro a casa. Mi sembra il momento giusto per ricordarvi di iscrivervi al canale con il tasto qua sotto, lasciare un like se vi è piaciuto il video, vi lascio in descrizione i contatti di Nodo Hotel, così eventualmente potete andare sul sito a fare un giro, dare un'occhiata, e lasciate un commento se volete chiedere qualcosa. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!